Pescara, largo dei Frentani, sta a Corso Mantonè come fai un po' te. Qui c'è questa facciata con dentro tutto questo. È un posto speciale, si chiama Vista Mare, e in questi giorni al secondo piano c'è una mostra che racconta di un grande artista di nome Ettore, di cognome Spalletti, e lo fa con sua nipote che si chiama Benedetta. Il lavoro di Spalletti è un lavoro monumentale e c'è, l'idea era quella, come dire, di rendere un omaggio a questo grande artista che è stato anche mio zio, quindi per me, diciamo, c'è una doppia valenza professionale ma anche personale. Stanza 7, sotto il tavolo. Ho scelto per la mia opera una sala tutta scomposta, nessuna parete parallela con altre. Dentro ho costruito un grande cubo fino a toccare il soffitto, lo spazio intorno appena percorribile. Ho dipinto tutto di un colore blu, cubo, pareti, volta. Entrando si provava un grande disorientamento, era come perdersi. Il telefono c'è un colore meraviglioso. Perché poi non è il colore reale, capito? Viene completamente diverso. Lei l'ha mai vista al lavoro, suo zio? Beh, io quando ero molto piccola stavo a casa dei miei nonni che vivevano a pochi chilometri dallo studio di Ettore. Ettore la domenica mattina mi veniva a prendere e io lo aiutavo a realizzare i lavori e quindi tornavo a casa, ero tutta rosa, tutta azzurra, quindi insomma non solo l'ho visto, ma quando ero piccolina mi divertivo anche molto e passavo molto tempo con lui. La ripresa di chi fa le foto? Che è una bellissima cosa. Sembra di capire che Spalletti nella vita quotidiana fosse molto legato agli affetti. Diciamo, Ettore è sempre stato uno zio adorato per me, intanto perché era molto vicino alla mia storia di famiglia, quindi a mio papà e anche alla mia mamma. E poi quando io ho perso i miei genitori parecchi anni fa, Ettore è sempre stato, diciamo, più di uno zio per me, quindi è stato un maestro di vita e anche sia a livello personale che a livello professionale. Stanza 3, coppa. L'alabastro è una pietra che deriva da formazioni d'acqua che solidificano sottoterra. Costruisco con l'alabastro delle forme geometriche, il colore a volte nascosto, a volte no, conferisce alla pietra sfumature di cipria. Guardando questa geometria cristallina, mi sembra che da un momento all'altro debba rompersi, tornando ad essere acqua. In studio continuo ancora a meravigliarmi di trovare queste forme. Delle volte penso che durante la notte potrebbero sciogliersi.